Amici di Ettisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Andiamo oggi in casa della Rarirante Savona e lo facciamo con il nuovo portiere della compagine ligure, Gianmarco Nicosia. Ciao Gianmarco, bentornato, è un piacere ritrovarti. Grazie, anche per me, buongiorno. Gianmarco, iniziamo dall'ultima uscita ufficiale, la vittoria contro la Nuoto Catania. Che cosa vi ha lasciato il successo ottenuto nell'ultimo turno? Io in quella partita specificatamente non ho giocato, sono stato tenuto, diciamo, a riposo da Alberto, proprio comunque per gli appuntamenti che ci saranno prossimamente. Quindi andremo a Trieste, che sarà una trasferta importantissima per noi, e poi comunque ci avvicineremo già alle settimane di Coppa. Quindi stiamo lavorando tanto questa settimana proprio per arrivare a quegli obiettivi, comunque con un bel carico di lavoro alle spalle, quindi da poter mantenere il nostro ritmo, che è molto alto. Lo stiamo dimostrando, sono contento. E niente, avanti così, insomma. A che punto è giunto? Allora, perdonami, faccio una parentesi. Ci sono stati i sorteggi, tu lo hai accennato, per gli ottavi di Eurocup. Vi tocca il derby fratricida con il Circolo Canottieri Ortigia. Sì, Facciamo sì, una sì. previsione generale, che sfide saranno? Saranno delle sfide comunque intense. Il livello è molto. Diciamo è tutto un equilibrio questa Coppa Arena quest'anno, tranne forse il Vasas sulla carta è superiore a tutti quanti, ma diciamo che su queste 16 squadre non c'era una preferita e una non, ecco, forse, ripeto, il Vasas era quella da non prendere subito, ma diciamo che tutti questi derby, come vediamo anche le rumene hanno accoppiato, due ungheresi e noi, sicuramente saranno delle partite di livello molto alto. Sono contento perché quest'anno la Pallanuoto si è molto, tutte le squadre si sono rafforzate e crea sicuramente dà spettacolarità alle partite. Sono contento proprio di tutto ciò. È un momento di crescita sia per me sia per la squadra, che ha obiettivi molto simili, quindi sono contento veramente. A che punto è giunto il percorso di amalgama di un gruppo profondamente rinnovato? Ancora c'è tanto da lavorare, ma gli automatismi li vedremo sicuramente molto di più nella seconda parte dell'anno. Ora ce la mettiamo tutte, ragazzi, questa amalgama viene da questo ritmo che ci imposta Alberto tutti gli allenamenti, tutti i giorni. Ne sono contento perché tutti rispondiamo presente, non c'è uno che si risparmia, ed è questo forse la nostra forza, quindi nessuno potrà mai dire che non abbiamo fatto il massimo, ecco. Quindi ci sta lo sbaglio, l'amalgama sta ai suoi tempi e noi li stiamo rispettando perfettamente. Facciamo un passo indietro. Hai deciso per un cambio di vita, per un cambio di squadra. Quali sono stati i motivi che in estate ti hanno spinto ad accettare l'offerta della quella che ora è la B per Rarirante e Savona? Diciamo che si sono prospettati nuovi obiettivi, insomma, gli obiettivi sono sempre uguali, io punto sempre a fare meglio e il massimo che mi consente, quindi l'obiettivo è sempre quello, e mi sono detto perché no affrontare una nuova situazione, un nuovo allenatore, in una nuova città, e questo per me è un rimettersi in gioco nuovamente, non che mi stessi, diciamo, lasciando andare sugli allori, come si dice? Comunque, non che mi stessi trattenendo giù a Palermo, ma comunque trovare dei nuovi stimoli in una nuova città forse è stata la cosa migliore da fare. Comunque, sto lavorando molto bene, stiamo
lavorando veramente forte, sono contentissimo, sono veramente contento e soddisfatto, non me l'aspettavo, diciamo non me l'aspettavo così tanto, ma è comunque un punto di lancio, spero, per un futuro insomma ancora più grande, quindi veramente contento. Come cambia la tua interpretazione del ruolo in base a quello che ti chiede Mister Angelini? C'è qualcosa di diverso oppure non ci sono novità? No, 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 c'è molto di diverso. Diciamo che non vuole che faccia, diciamo, tutta una partita di zona, ma preferisce, mi sfrutta anche per situazioni di molto più di pressing. Quindi ricevo meno tiri, devo abituarmi a ricevere meno tiri. Diciamo che sono, come dice lui, un portiere che deve arrivare a temperatura, e se non arriva a temperatura comunque ha i suoi difetti, i suoi alti e bassi durante la partita. Quindi il mio non arrivare a temperatura a volte mi penalizza, proprio perché non so come dire, non sono caldo e non Al sono punto giusto. al punto giusto, esatto. Sono molto contento perché mi approccio ad un livello, diciamo, una visione tattica completamente diversa da quello che da quella che è stata con Gubaldineri gli scorsi anni. Quindi affronto completamente una nuova pallanuoto che non mi era mai stata prospettata. Sono contento, ed è sicuramente un bagaglio personale molto apprezzabile, veramente. Vi attende, lo hai detto anche tu all'inizio, ora la difficile trasferta della Bianchi contro la Pallanuoto Trieste, che sarà priva dello squalificato in ABBA, ma è comunque una formazione di tutto rispetto che lo scorso anno è arrivata a un passo dalla finale scudetto. Che match ti aspetti? Loro sono una squadra completa sotto tutti i punti di vista, hanno tutti i ruoli, più e più giocatori. Sono una squadra lunga, sono una squadra pesante e anche che riesce a portare contropiedi. Hanno belle individualità, insomma, una squadra comunque attrezzata. Affronteremo questa squadra come affrontiamo tutte le altre, quindi con rispetto. Con tenacia e sicuramente con cercare di imporre il nostro gioco, come cerchiamo di fare con tutti quanti. Quindi sarà sicuramente una bella partita, una splendida partita, e niente, non vedo l'ora di giocarla perché sarà veramente, veramente bella. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Quali saranno, secondo te, i fattori decisivi per provare a portare a casa i 3 punti e un successo che peserebbe comunque tanto per la vostra classifica? Ma diciamo che il segreto non c'è, sfortunatamente. E, come ti ho detto prima, cercheremo di imporre il nostro ritmo, perché è quello su cui ci basiamo ed è palese a tutti quanti. E cercheremo di essere più cinici nelle situazioni che ci verranno fornite, diciamo, no? Cercheremo di limitarli in attacco. Una squadra anche molto attaccante, quindi cercherò di fare qualche parata in più se posso, e di fare qualche gol in più. Quindi questo è sfortunatamente l'unica cosa che posso dire. Non so ancora che partita ci aspetta. È una squadra, una bella squadra, una bella squadra, quindi ancora non ci siamo detti chissà che cosa in allenamento, proprio perché noi affrontiamo comunque tutte le squadre nella stessa maniera. Ed è forse quello il nostro punto forte. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Gianmarco Nicosia per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gianmarco, grazie. Grazie a tutti, buongiorno.